L'aeroplano della Stella Maris di Montesilvano tornerà presto a volare. Così Ottavio De Martinis, presidente della provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano, ha annunciato la sottoscrizione della convenzione tra provincia e Università d'Annunzio di Chiati Pescara, con cui la struttura dell'ex colonia sarà destinata all'Ateneo d'Annunziano in comodato d'uso gratuito per 29 anni. L'accordo tra la provincia di Pescara e l'Università si è reso possibile dopo la cessione dell'edificio dalla Regione alla provincia, come sottolineato da Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, che ha presenziato la conferenza stampa congiunta degli enti che hanno lavorato affinché l'accordo si formalizzasse. Pienamente soddisfatto per il traguardo raggiunto, Ottavio De Martinis, nella doppia veste di presidente della provincia di Pescara, proprietaria dell'immobile, e di sindaco di Montesilvano, comune sul quale insiste la proprietà della Stella Maris. La convenzione prevederà la gestione, insomma, in qualche modo l'occupazione da parte dell'università di questa bellissima struttura che diventerà appunto una sede di un centro di ricerca, ma non solo, anche di un polo didattico universitario, e prevede oltretutto che sia l'università, in cambio di questa gestione, quindi che sarà per 29 anni, dell'ultimazione dei lavori necessari appunto alla ripartenza della struttura, che da troppo tempo era in stato di abbandono. I tempi dovrebbero essere all'incirca un anno. Vero è che comunque mi piace sottolineare quanto in precedenza non si è stati fermi in provincia, perché ci sono stati comunque due lotti finanziati dalla regione e in qualche modo ultimati. Mancava appunto questo lotto di completamento per un ammontare di 1 milione di euro e abbiamo trovato questa formula che garantisce sia la possibilità di farlo in tempi celeri, quindi di ultimare la struttura in tempi celeri, ma anche di dare alla Stella Maris una destinazione degna del proprio prestigio. Ultimati i lavori di adeguamento della struttura, la Stella Maris potrà ospitare alcuni dipartimenti universitari, come annunciato da Sergio Caputi, rettore dell'Ateneo d'Annunziano. Fondamentalmente abbiamo avuto dei ritardi perché il dialogo era iniziato nell'era pre-Covid e purtroppo siamo rimasti bloccati. Questo sarà un incubatore della ricerca che, vi anticipo, verterà molto sulla raccolta di big data, e dove abbiamo due centri da allocare, e sono l'Udatech Lab, che adesso è formato da 6 dipartimenti tra Politecnico e Medicina, ma subirà un ampliamento sicuramente, dove si faranno delle ricerche importanti e delle prove di materiali per l'ingegneria, e metteremo un centro di studio del clima e della sostenibilità, perché abbiamo questo centro già costituito che fa parte della rete delle università sostenibili.